Il rito dei Serpari e la festa di San Domenico di Cocullo hanno le carte in regola per candidarsi al riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. È quanto emerso dalla 2 giorni che si è conclusa ieri a Cocullo. Si tratta ora di procedere alla catalogazione dell'evento attraverso le griglie che l'UNESCO ha disposto perché la festa cocullese possa essere accolta dal governo italiano cui spetta la presentazione della candidatura. In questa impresa saranno impegnati fin da subito l'amministrazione comunale, l'Associazione Culturale Alfonso Di Nola e la Proloco del Centro Peligno, augurandosi che l'intero territorio la faccia sua e che la viva come un'opportunità di visibilità e di crescita nell'ottica della realizzazione di uno sviluppo compatibile, fondato sulla valorizzazione delle risorse culturali e intellettuali del territorio stesso. Anima dell'iniziativa, la professoressa Lia Giancristofaro dell'Università d'Annunzio di Chieti. Dunque, questa rete IC, che sarebbe Immaterial Cultural Heritage, cioè cultura, cioè cultura immateriale, beni culturali immateriali, quindi i saperi, le tradizioni, le usanze, le processioni, le credenze. Ha l'obiettivo di creare una forma di governance in un momento così di crisi, nel momento in cui sono diminuite le risorse per le attività culturali, è necessario creare una governance, cioè un raccordo tra gli operatori culturali dei paesi, per esempio le proloco e l'elite, come diceva Centi prima, l'elite intellettuale locale, cioè i sindaci, il consiglio comunali, persone che si attivano per la cultura locale, per mettere in piedi anche la stessa chiesa, per mettere in piedi le iniziative sociali di coagulo sociale che mettono in piedi le energie del paese e che si raccorda finalmente con le istituzioni politiche e con gli intellettuali, gli studiosi, in questo caso quelli che si occupano di heritage, cioè eredità culturale, tradizioni e memoria, che sono i demoetno-antropologi. Soddisfazione è stata espressa da Loreta Risio, assessore alla cultura di Cocullo, che ha sottolineato l'importanza del rito e la trasversalità dei festeggiamenti. Questo riconoscimento è per noi funzionale a questa attività che portiamo avanti ormai attraverso attività culturali, e non a caso il mondo della cultura, gli antropologi ci riconoscono questo valore, ed è funzionale anche a diffondere il messaggio di San Domenico e a far riconoscere il valore simbolico e trasversale che supera la tradizione religiosa cristiana, occidentale, che può comunicare con altre culture. Quindi perché Cocullo, patrimonio dell'umanità, perché effettivamente il messaggio del rito dei Serpari, del culto di San Domenico, può oltrepassare i confini locali e regionali ed entrare in una comunità mondiale, globale. All'incontro ha partecipato anche Gabriele Desiderio, presidente nazionale dell'UMPLI, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Le Proloco nazionali hanno un compito fondamentale, quello di custodire e tramandare le tradizioni dei propri territori, e in questo la Proloco di Cocullo è davvero vincente. Allora, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia, dell'acronimo UMPLI, ha un ruolo essenziale, essenzialmente di collegamento della rete delle 6.000 proloco italiane. Nel giugno 2012 siamo stati accreditati presso l'UNESCO, il settore del patrimonio immateriale, il Comitato Intergovernativo, e da allora ci stiamo impegnando sempre con più impegno appunto nel diffondere questi principi alle nostre 6.000 proloco associate, che già operano sul campo con diverse iniziative di pregio, di valore nella salvaguardia, nella valorizzazione, anche ai fini di un turismo sostenibile che possa portare anche dell'economia all'interno di piccoli o piccolissimi luoghi che custodiscono questi patrimoni.